Ci sono sempre meno soldi per le politiche sociali. Un'indagine dello SPI-CGIL rivela che negli ultimi 5 anni le risorse destinate al welfare sono diminuite del 75%. Il fondo per le politiche sociali, che costituisce la principale fonte di finanziamento statale degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, ha subito la decurtazione più significativa, passando da una dotazione di quasi 1 miliardo di euro a meno di 70 milioni. Il fondo per la non autosufficienza, la cui dotazione finanziaria nel 2010 era di 400 milioni di euro, invece è stato del tutto eliminato dal governo Berlusconi. Ulteriori decurtazioni di risorse sono state apportate al fondo per le politiche della famiglia e a quello per le politiche giovanili. A livello locale la situazione non migliora. Nei comuni italiani si è infatti registrata una diminuzione della spesa per i servizi sociali in senso stretto nel 2012 del 3,6%. Del 6,8% è stata invece la diminuzione di risorse stanziate per il welfare allargato, come servizi sociali, istruzione, sport e tempo libero, con punte dell'11% rilevate in diverse zone del Mezzogiorno. In questo senso si spiega anche l'ennesimo grido di allarme che viene dall'Associazione Nazionale dei Comuni, che sollecita l'erogazione del corrispettivo della prima rata dell'IMU, senza il quale, dicono, i comuni già nelle prossime settimane non sarebbero in grado di garantire servizi fondamentali, ma nemmeno gli stipendi ai lavoratori pubblici. Ormai siamo davvero all'anno zero del welfare pubblico, ha dichiarato il segretario generale dello SPI-CGIL Carla Cantone, con un continuo taglio di risorse che sta privando dei servizi di assistenza le fasce più deboli del paese, che in questo modo sono state letteralmente abbandonate al proprio destino.